pallone buono per Gibellini che la mette in mezzo e poi il piattone di Passoni, occasionissima, 3,5 per l'Ardor Lazzate. Il comunale di Via Laratta tra Lazzate e Accademia Pavese. Pizzini, l'azione personale con il sinistro, impresa sicura Mauri. Gibellini il numero, poi lo scarico su Passoni, prima intenzione verso Pizzi, punta Bottini, Pizzi, prova la conclusione insidiosa con il rimbalzo, ma Flomini è attento. C'è un lancio lungo e ancora la conclusione da parte del Lazzate, questa volta ci mette una pezza Flomini su Gibellini. Traversone da destra, Pizzi, adesso Carrafiello, spazio per il traversone, il pallone che resta a disposizione praticamente dell'Ardor con il colpo di testa di Gibellini che incoccia anche il corpo di Sergio Sala. Ancora la battuta del calcio di punizione, dà della girata con la deviazione anche di un difensore dell'Ardor Accademia vicino al gol, 34esimo. Tutto pronto per la soluzione di Carrafiello, il pallone che gira e anche scende ma coglie la parte alta della traversa. Occhio a Gaudio che vince il contrasto, anche il secondo su Bernello, pallone buono per la conclusione di Maggi, si allunga Mauri con due compagni a terra e arriva il duplice fischio da parte di Aronica Squadra negli spogliatoi dopo 2 minuti di recupero sullo 0-0 qui a Lazzate. Fermo sul 0-0 con l'occasione principale a favore dell'Ardor Lazzate proprio generata dal calciatore che ha battuto questa punizione, ovvero Carrafiello. Attenzione alla trattenuta su Iacovelli da parte di Mezzadri con l'espulsione anche rosso dopo 36 secondi di gioco in questa ripresa. Passoni dal dischetto, la finta e il gol con il destro, la rete dunque di Marco Passoni. Entrati adesso nel terzo minuto, Lazzate 1, Accademia Pavese 0. Battuta ancora e poi la rete, il pareggio dell'Accademia Pavese con il colpo sotto misura da parte di Martino, sesto minuto. Carrafiello trova lo spazio, Gibellini, soluzione balistica importante da parte di Gibellini, pallone a lato però, 12esimo ormai. Pallone di Maggi per Pizzini, sfera di ritorno, ancora il numero 4 per Pizzini, traversa sul mancino dell'ex, 21esimo. Passoni si libera al destro, Flomi e attenzione a Pizzi col pallone poi ribattuto sulla linea da Bottini. Carrafiello la battuta corta, gioco di gambe di Vito che la mette in mezzo, poi ancora Carrafiello con il destro potente. Lazzate di nuovo in vantaggio da Carrafiello, Di Vito, il traversone su cui si avventa Iacovelli, il colpo di testa fuori però. Pallone d'oro per Proserpio, area di rigore, Passoni che cicca la sfera, Iacovelli ancora con la punta dello scarpine, poi Dade che salva. Gibellini va per l'azione personale, traversone con il pallone buono per Grassi, l'uscita di Flommi che tiene ancora in bilico il risultato.
Flomi che deve calciare. Gaudio, il passaggio verso Giglio, area di rigore, Giglio e poi Flomi ancora. Occhio alla nuova chance per l'Ardor Lazzate con la sfera per un Giglio in offside. Per quella che è l'ultima azione della partita, il Lazzate torna al successo pieno dopo l'inciampo di Legnano. Accademia Pavese resta bloccata a quota 6 punti, quarta sconfitta di fila per il sodalizio Pavese. Il finale da Lazzate è Ardor 2, Accademia Pavese 1. Mister, due parole su questa sconfitta. Insomma, chiaramente tutto molto è nato in quella prima azione del secondo tempo. Sì, siamo stati ingenui, siamo rientrati, abbiamo preso una palla lunga e abbiamo letto male, da lì rigore, espulsione, ha un po' caricato la partita. Poi diciamo che anche un po' di fortuna sulla traversa, perché in 10 abbiamo preso una traversa, poi hanno tirato fuori questo gran gol. Insomma, lui ha un bel calcio e ci sta. Questo è il calcio. Il problema è che è la quarta partita che perdiamo per 2-1 e le altre due volte abbiamo preso il 95, stavolta un po' prima, ma siamo sempre in difficoltà sugli episodi. Dobbiamo lavorare ancora. La squadra, insomma, che sta patendo, no? Un po' questo momento. Sì, stiamo faticando a uscire, non accogliamo quello che secondo me meritiamo, perché credo che oggi, è vero, poi dopo ci siamo un po' scoperti e loro hanno creato delle occasioni importanti, però sul 11 contro 11 penso che la partita era equilibrata, d'altronde questo è, dobbiamo lavorare in settimana per cercare di fare punti domenica, non possiamo fare altro. E oggi è stata una battaglia, loro sono una squadra fisicamente forte, con davanti giocatori fisici, e poi sai, sul nostro campo mettere palla a terra a giocare è un po' difficile. Gli episodi fanno la differenza e devono essere stati bravi e fortunati, direi, sull'1-1, perché io dico che per me la partita è cambiata sulla traversa di Pizzini. Lì dopo loro hanno preso la traversa, noi abbiamo fatto gol, poi non siamo capaci a chiuderle, perché già due o tre partite che siamo in vantaggio e due o tre occasioni le partite vanno chiuse, perché dopo può succedere di tutto. Comunque bravi questi ragazzi qua che lottano sempre, combattono e sudano, escono dal campo che è andato sempre al 100%. E probabilmente non sarà il nostro campionato, però fino a quando ce la facciamo siamo là. Tanto abbiamo messo in cascina un po' di punti. Il nostro obiettivo è quello di arrivare il più fretta possibile alla zona tranquilla. E poi come gli altri anni, sai, ripetersi, noi 2 anni che arriviamo una volta terza, una volta quarta, quindi diciamo che forse siamo anche un po' abituati a giocare certe partite e cercare di portare a casa la vittoria, e quindi quello che viene noi lo prendiamo volentieri. Ho visto, ho stoppato bene la palla e per fortuna ho preso una volta bene in tutta la partita e è uscito a fare questo bel tiro e è andata bene, dai, è andata dove doveva andare, diciamo. E primato, qua... Adesso siamo in alto, dobbiamo riuscire a rimanere sempre in quelle posizioni e ce la stiamo facendo. Un bel gruppo con cui è un piacere allenarsi e giocare, quindi faccio complimenti a tutti. I giovani si sono integrati bene, perché comunque ci seguono, non sono teste calde, sono tutti bravi ragazzi, quindi ci facilitano anche le cose, anche noi vecchi, tra virgolette, dai, vecchi no. Alla fine, alla lunga, i valori escono, però noi intanto stiamo lì, poi vediamo se gli altri arrivano, li aspettiamo, altrimenti è meglio che stiano lì dove sono. Quando un altro gol così? Ma io spero anche alla prossima partita. Beh, non me la autogufo, perché forse è meglio di no, però dai, speriamo il più presto possibile, diciamo.